Ok, quanti soldi abbiamo per migliorarci? 185. Allora, io potenzierei un attimo le combo veloci e tutto quello che costa 10. Perfetto, ci rimangono 110. Potremmo aumentare la potenza degli attacchi base così da uccidere velocemente i nemici più piccoli. Perfetto, avanziamo allora. Bene, qui ha inizio la vera storia del guerriero dragone. Vedete, Maestro Oogway era sicuro che l'universo avesse portato il prescelto. Maestro Shifu però la pensava diversamente. Non era convinto che il guerriero fosse chi credevano. Pensava che fosse tutto un Chissà come errore mai, eh? e i cinque cicloni concordavano. Perfino l'eroe era un po' sorpreso. Ma quando il guerriero finalmente vide i cinque cicloni in azione, oh sì! Capì di essere nel posto giusto. Certo! Come no, po'. Allora, come si chiama questo episodio? Il livello zero. Wow! L'hai visto quello? Ah! Concentrati. Inizierai da qui, tra questi manichini. Ah, ok. Ho appena mangiato e sto digerendo, quindi il mio kung fu potrebbe non essere al massimo. Colpiscilo! Una volta eliminato un manichino, io accenderò una torcia. Una volta accese tutte le torce, ti darò un segnale e si aprirà la porta per la prossima area. Va bene. Capito? Certo. Però ci sta dando un'opportunità. Cioè, parlo del gioco, ovviamente. Ci sta dando l'opportunità di provarci. Questo è un manichino d'allenamento, puoi distruggerlo con qualunque attacco. Ok. Colpiscilo, Po. Madonna mia. Che cattiveria. Qua? Alcuni nemici sono veloci, quindi dovrai colpire rapidamente. Usa gli attacchi veloci per questo tipo di manichino e le parate per difenderti dai suoi attacchi. Ah, perché mi attacca pure sto manichino. Vabbè, fa niente. Po, ogni tanto dovrai attraversare delle passerelle molto strette. Per farlo, piegati a sinistra o a destra per mantenere Ok. l'equilibrio. Ma è un tutorial di tutto ciò che abbiamo fatto già fino adesso. Ma, allora, io non sono sicuro. Aia. Io non sono sicuro che il gioco magari si aspettasse che io avessi già potenziato le mosse. Alcuni nemici sono molto grossi e possono essere colpiti solo da attacchi potenti. Usa gli attacchi potenti per distruggere questi manichini e Va schiva per bene. evitare gli attacchi. E infatti il prossimo miglioramento potenzieremo gli attacchi potenti. Aia, e che palle però, Po. Devi attaccare! Maledizione a te, Po! Scusa un secondo. Ah, vuoi vedere che è colpa mia? Che non ho fatto... Ah, ma aspetta! Posso potenziarmi anche durante... Oh, buongiorno, allora. Allora, mi servono 100 monete per aumentare gli attacchi potenti. Però scusami, ma io non avevo delle combo con l'attacco triangolo pure? Perché allora non ce le ho più? Io potenzierei comunque anche il danno che facciamo con le armi. Ok, intanto. Ma. Attento, Po, questa stanza è pericolosa. Chi l'avrebbe mai detto? Ne vale la pena di rischiare la morte per prendere queste monete? Direi di sì. Ah, giusto, il maestro mi aveva detto di passare sopra il ponte qua. Quindi, già che ci siamo, andiamo. Le monete ne abbiamo bisogno, quindi. Ecco fatto. Perfetto, tutte le monete prese. Il maestro Shifu sarà contento di noi. Per eseguire un attacco potente caricato, tieni premuto e Ah, rilascia e vedi, attacco allora io potente. non l'avevo ancora la tecnica. Prima me l'avevano. Ce l'avevamo. No. Bel lavoro. Esegui un terremoto panda e abbatti i nemici a tiro. Va bene.
Ottimo lavoro! Distruggi i manichini restanti per proseguire. Ehi! Perfetto. Kame! Ah, vedi? Me l'hanno appena dato il potenziamento delle combo col triangolo ora. Prima non ce l'avevamo. Prendi quell'arma. Ah già, aspetta. Allora non sono scemo io, non me l'avevano date. Te, beccati il potenziamento con le armi. Quello ti serve. Sicuramente, magari non a fine gioco, ma ci sarà sicuramente un livello dove dovremo combattere prontamente con le armi. Quindi tanto vale già potenziarle. Ecco fatto. L'ultimo? No, l'ultimo è proprio davanti alla porta. Arrivo! No? Ah, quando mai? Esegui la combo d'attacco veloce, veloce, potente. Veloce, veloce, potente. Vabbè, sì, effettivamente. Eccellente! Ci penso io, maestro. Usa il gancio per colpire un avversario e lanciarlo in aria. Continua a colpirlo coordinando attacchi potenti e veloci per spingerlo in avanti. Sì, signore. No, po. Questo è lo spirito giusto, po. Però è sorprendente come in realtà lui non ci stia insultando in tutto questo. Riuscirai a distruggere tutti i manichini in questa stanza entro il tempo prestabilito? Prova. Vediamo. Oh, po, 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 po. No, 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 no. Dobbiamo. Oh, sì! Dobbiamo fare attenzione. Sai cosa? Aspetta. Contro questi qua piccoli, magari no. Però, ecco, esatto, appena arrivano questi prendiamo l'arma. No, po, 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 non fare cagate. Prendi quell'arma. Perfetto, cerca di non romperla subito. Perfetto. Ci rimane solo un minuto. Perfetto, non ce la faremo mai. A meno che gli ultimi manichini non appaiano tutti uno vicino all'altro. Perfetto, non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai, sono tutti troppo lontani. Ce ne mancano due, forse ce la facciamo. Dove sono? Eccolo. Dov'è l'ultimo? Hai del potenziale, padre. Oh cavolo, ce l'abbiamo fatta proprio a pelo. Ce l'abbiamo fatta a pelo e ci ha detto che abbiamo del potenziale. Oh, mica male, eh. Quindi tu pensi di essere il guerriero dragone? Ascolta, non dirò nulla contro maestro Oogway. E non so come tu abbia fatto ad arrivare fin qua, ma mettiamola così. Penso che il mio record sia al sicuro. Riuscirai a battere il record di tigre nella stanza della terra? Distruggi tutti i manichini? Ok, proviamoci. Cavolo. Vieni qui. Oh, non avrei mai pensato di vederti. Come faccio a uscire? Come faccio a uscire? Perfetto. Occhio po'.
Le monete ci pensiamo dopo. Le monete ci pensiamo dopo, po'. Tigre? Ti ho battuto. Credo. Ho battuto il tuo stupidissimo record. E nonostante questo, ho ancora un sacco di energia. Il punto è che, vabbè, dai, per due monete sti cacchi, giusto? Per due monete sti cavoli. Ciao, sono la scimmia. Beh, guarda un po' chi ce l'ha fatta. Niente male. Cioè, per un panda. Grazie, maestro scimmia. Wow, ho appena ringraziato maestro scimmia. Ma l'altra stanza era solo una preparazione per questa. Aha, certo. Mi piacerebbe vederti battere il mio record. Ok, che cosa dobbiamo fare? Riuscirai a battere il record di scimmia nella stanza del vento? Riuscirai a battere scimmia distruggendo tutti i manichini nella stanza del vento? E dove cacchio sono i manichini? Non li vedo. Perfetto. Ok, allora. Aia, che male. Ehi, gente, voi è arrivato. Allora, dove dobbiamo andare? Di qua. Oh, calmo, non cadere. Ecco che arriva, tutti ai propri posti. Ma chi è che sta parlando? Le papere? Aiuto, oh, che male. Non avrei mai pensato di vederti. Tutti i record si stanno distruggendo davanti al panda. Allora. Perfetto. Aia. Sti manichini sono terribili da evitare, santo cielo. Sono orribili da evitare. Io intanto passo. No, scendi. Non vedo la telecamera. Perfetto. Dicevo, scendo qua a prendere tutte le monete. Quanto siamo? Giusto per curiosità mia. Ah, aspetta. Record. Tutti i record dobbiamo battere per questa missione. Allora, calmi tutti. Siamo a 286 monete. Io potenzio anche le mosse potenti. Potenziamo questa mossa qui. Ci rimangono altre 100 monete. Altre 60 monete. Gli attacchi in salto, sì. Ecco qua, facciamo così. Ah, aspetta, il danno degli attacchi caricati. Sì, meglio di questo, aspetta. Ecco qua. Perfetto, direi che ora che abbiamo scoperto che possiamo potenziarci anche durante la missione, molto meglio. Oh, madonna mia. Questa è la stanza del fuoco e chi ci sta? Lo sapevo che era lei. Maestra Vipera? Wow! Wow! Conosci il mio nome? Certo che lo so. Ma temo che la tua fortuna stia per finire. Questi sono la mia stanza e il mio record, entrambi insuperabili. Ottimo! Quindi se lo supero voi siete delle merde. Il record di Vipera nella stanza del fuoco? Quanti manichini ci sono? Bella domanda. Bel lavoro, po'. Questo. Aia. Perfetto. Allora. Allora. Perfetto, vai, po'. Ottimo. Calmi. Dio mio, che urlo terribile. Abbiamo vinto? No, col cavolo. C'è ancora qualche manichino da rompere, vero?
Vai Po, vai Po. Non so dove sia l'ultimo. Gli ultimi manichini. No, 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 aspetta. Dove devo andare? Il gioco non me l'ha spiegato. Dov'è? Dove sono gli ultimi? Ah, devo salire qua sopra, ok. Ok, 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 con calma. Cioè, con calma abbiamo ancora un minuto. Aia, che male. Ok, l'importante è che non cadi mentre fai le mosse, poi... Abbiamo vinto? No, c'è... Dove sono? No, aspetta. Me ne mancano... Me ne manca uno. Dov'è? Eccoti! No, po, po, po. Po, po. Ehi, sì, però durante le cutscene non vale. Dannazione, non mi puoi bruciare mentre sono immobilizzato. E ho vinto. Devo ammettere che non mi aspettavo di vederti. Non è stato poi così difficile. Ho visto ben di peggio. Già, è stato facile. Ho solo usato le mie spettacolari mosse di Kung Fu, tutto qua. Non montarti la testa, Panda. Hai ancora molta strada da fare. Non montarti la testa, Panda. Dragone, come crede, maestro. Va bene. E quanto pensa che potrebbe volerci? Molto, molto, molto tempo. Ah. Vabbè. Vittoria. Però non abbiamo trovato la statua. Questo vuol dire che dovevo girare meglio. Forse nella prima zona. Forse.